La storia della Chiesa. Ci sono stati alcuni sbagli nel cammino verso Dio. Alcuni hanno creduto che il Dio vivente, il Dio dei cristiani, noi possiamo trovarlo per cammino della meditazione, andare più alto nella meditazione. E quello è pericoloso. Quanti si perdono in quel cammino? E non arrivano, eh? Arrivano sì, forse alla conoscenza di Dio, ma non di Gesù Cristo, figlio di Dio, seconda persona della Trinità. Quello non ci arriva. È il cammino dei gnostici, no? Sono buoni, tutti lavorano in quello, ma non è il cammino giusto. È molto complicato e non ti porta a buon porto. Altri hanno pensato che no, che per arrivare a Dio dobbiamo essere noi mortificati, austeri. E hanno scelto la strada della penitenza, soltanto la penitenza, il digiuno. E neppure questi sono arrivati al Dio vivo, a Gesù Cristo Dio vivo. Sono i pelagiani che credono che col suo sforzo possono arrivare. Ma Gesù ci dice: questo è il cammino. L'abbiamo visto in Tommaso. Ma come posso trovare le piaghe di Gesù oggi? Perché io non lo posso vedere come l'ho visto Tommaso. E le piaghe di Gesù tu la trovi facendo le opere di misericordia, dando al corpo e anche all'anima, ma al corpo, sottolineo, del tuo fratello piagato, perché ha fame, perché ha sete, perché è nudo, perché è umiliato, perché è schiavo, perché è in carcere, perché è in ospedale. Quelle sono le piaghe di Gesù. Oggi. E Gesù ci chiede di fare un atto di fede a Lui, ma tramite queste piaghe. Ah, benissimo, facciamo una fondazione per aiutare a tutti quelli e facciamo tante cose buone per aiutarli, ma quello è importante. Ma se noi rimaniamo in questo piano saremo soltanto filantropici. Dobbiamo toccare le piaghe di Gesù. Dobbiamo carezzare le piaghe di Gesù. Dobbiamo curare le piaghe di Gesù con tenerezza. Dobbiamo baciare le piaghe di Gesù. E questo letteralmente. Pensiamo, cosa è successo a San Francesco quando ha abbracciato il lebbroso? Lo stesso che a Tommaso. La sua vita è cambiata. Questo è il miracolo più grande. E con questo cosa fa Gesù? Ci fa figli, con la libertà dei figli. E per questo che ha fatto Gesù noi possiamo dire padre. Dal contrario mai avremmo
potuto dire questo: Padre, e dire Padre con un atteggiamento tanto buono e tanto bello, con libertà. Questo è il grande miracolo di Gesù. Noi, schiavi del peccato, a tutti ci ha fatto liberi, ci ha guarito proprio nel fondo della nostra esistenza. Ci farà bene pensare a questo e pensare che è tanto bello essere figlio, è tanto bella questa libertà dei figli, perché il figlio è a casa e Gesù ci ha aperto le porte di casa. Noi adesso siamo a casa. Adesso si capisce questa parola di Gesù. Coraggio, figlio, ti sono perdonati i peccati. Quella è la radice del nostro coraggio. Sono libero, sono figlio. Mi ama il Padre e io amo il Padre. Chiediamo al Signore la grazia di capire bene questa opera sua, questo che Dio ha fatto in Lui. Dio ha riconciliato a sé il mondo in Cristo, affidando a noi la parola della riconciliazione e la grazia di portare avanti con forza, con la libertà dei figli, questa parola della riconciliazione. Noi siamo salvati in Gesù Cristo e nessuno ci può rubare questa cartella d'identità. Mi chiamo così, figlio di Dio. Bella cartella d'identità. Stato civile, libero. Così sia. E Gesù, continuando con questa abitudine, fa festa con i peccatori. E offre ai peccatori la grazia. Misericordia io voglio e non sacrifici. Io non sono venuto infatti a chiamare i giusti, ma i peccatori. Quello che si crede giusto, che si cucina nel suo brodo. Lui è venuto per noi peccatori e questo è bello. Lasciamoci guardare nella misericordia di Gesù, facciamo festa e abbiamo memoria di questa salvezza.